Bella a tutti ragazzi, sono Sergio cioè delle Bettati sul mio canale. Penultima partita della fase a gironi del mondiale. E quindi ragazzi, mi tocca dirvi che il meglio deve ancora venire per la fase eliminazione diretta, ovviamente. Serbia-Brasile ragazzi, domani Spartak Stadium, ore 21. Ragazzi, è un sondaggio ragazzi, veramente, che rimarrà scritto nella storia. Guardate, 100% il Brasile. Neanche un'anima di voi che ha votato una Serbia. E quindi giocheremo con Brasile, ragazzi, andiamo a farci la nostra formazione. Prima però ragazzi vi dico le quote, come questa volta mi sono ricordato di fare. Vittoria della Serbia più alta, 8,50 BetClick, X più alto, 4,80 BetClick e Unibet. Vittoria del Brasile più alta, 1,45 BetClick. Scaricatevi l'app ragazzi, ora ve la faccio vedere tutto il calcio, c'è la batteria scarica, speriamo non mi muoia in diretta. Ragazzi, tutto il calcio, avete le classifiche, le notizie e tutti i maggiori campionati ragazzi. Di tutte le nazioni, poi cambiate pagina ragazzi, trovate anche i campionati dell'Albania, della Cina, del Bangladesh, i campionati di voi. Abbiamo già usato il Brasile ragazzi, sfogliate il canale, trovate il link. Dove abbiamo giocato contro la Svizzera, partita piuttosto duretta, che però ragazzi ci ha visto vincitore alla fine. Oggi giocheremo con questa fighissima casacca blu con i numeri gialli. E adesso ragazzi andiamo a sistemarci la formazione con Alisson Trepali, Marcelo, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Paulinho da un gradato dopo il pareggio con la Svizzera, Casemiro, Coutinho insostituibile, Neymar pure, davanti mettiamo Roberto Firmino perché Juan Gabriel Jesus è stato downgradato e William a destra e sicuramente farà il suo ingresso in campo Douglas Costa che ce lo porteremo in panchina al posto di Ederson, al posto di Miranda portiamo... Non so nemmeno io chi portare. Fernandinho. Portiamo Oscar. Ragazzi, direi che è l'ora di andare. E questa è la penultima partita, il penultimo pronostico. Perché domani è il penultimo turno della fase a gironi. E poi, ragazzi, la fase di eliminazione diretta saranno tutte le partite. Tutte. Dalla prima degli ottavi alla finale sono tutte le partite. E sarà anche una bella gara, ragazzi, per me. Con l'editing, però. Visto che comunque, ragazzi, il video di Portogallo-Marocco ha fatto 70 views in un giorno. Su. Ci siamo, si inizia, si comincia. Gara che sta per avere inizio in campo serbo. Voglio della mia collezione ragazzi, trovate il video sul canale. Stagione 2016-2017, scritto qua sulla spalla. Moneta della Roma di Raja Nainggolan ragazzi, che pochi giorni fa ha completato il suo trasferimento all'Inter ragazzi. E da milanista ci sono rimasto male. Ma credo ci sia rimasto male anche se fosse venuto al Milan, perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto, anche se ha un po' la testa calda, però non lo so, ho sempre avuto una questa simpatia per Nainggolan, mi dispiace. Insomma, anche da 2 anni vuole vincere, ragazzi, giusto? Ognuno nella vita faccia le sue scelte, vivi e lascia vivere. Ecco la Serbia, ragazzi, c'è il portiere maledetto della Serbia. E Stojkovic, che nel video di Serbia-Svizzera, ragazzi, mi ha fatto tirare di tutto e di più. Sfogliate, ragazzi, il canale della playlist e anche la playlist per previsione di partite, trovate il video rapidamente. Kolarov, pezzino della Roma. Milenkovic, poi c'è Milinkovic-Savic, Sergej,
nomi simili. Vorrebbero di più, come questo anche in Italia. Che lui, ragazzi, raccolto, non grandissimo, ma perfetto per vedere una partita di calcio. Difficile chiedere di più. Tanta roba. E che mi spiaceva nel sedere, ragazzi. Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, la Roma, Miljovic, Matic, Tadic, Milinkovic, Savic, Ljajic, Torino e Mitrovic. Non conosco nessuno di quelli in banchi. I nostri, come sempre sappiamo già, Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo, ed è quello il momento in cui Paulinho, Casemiro, colpiscono con una giocata improvvisa un lampo che William, Roberto Firmino e Neymar del PSG. A parte Douglas Costa non c'è nessuno che gioca in Italia. L'arbitro da inizio, Douglas Costa in panchina. Iniziamo, ragazzi. Alisson, Alisson. Coutinho. Casemiro largo per Neymar. Neymar. Ecco Coutinho. Neymar, nulla. Paulinho da fuori, che padellata, che padellata. Se pensate di fare gol così, ragazzi, vi sbagliate pienamente, perché così non è il modo di fare gol. Però dalla bandierina, Milinkovic Savic, tra un po', ragazzi, faceva il colpaccio, un video di Becker. È un fallaccio di William, veramente inutile. Calcio e punizione che batterà Alexander Kolarov, ragazzi. E Marcelo è un po' troppo piccolo per andare sul palo. Alisson coi pugni. Alisson. Calcio d'angolo va sempre Kolarov per tutti i calci piazzati. Bravissimo, metti da fuori. Ottimo, arriva rimorchio. Paulinho. La ripartenza pericolosa può portarsi in Firmino. Firmino, Firmino, 60 metri palla al piede, 60 metri palla al piede, beffa così la porta di Stojkovic al 29esimo del primo tempo. Riusciamo a passare in vantaggio, ragazzi. La Serbia deve aver avuto qualcosa, perché anche in realtà, ragazzi, sta facendo il a tutti. La fiocca nel 7, Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, che già è stato con me in un video, però non ha fatto quel che ha fatto adesso. 1-0 Brasile. Si riparte col Brasile. Al 29esimo, Firmino sentenza. Cerca il traversone. Tadice, attenzione! Colpo di testa di Ljajic sul fondo, reazione immediata della Serbia col kick off glitch. Allora Alisson interrompe bene. Marcelo, Marcelo arretrato, il cross dentro e Firmino, ragazzi, calcia una padellata in tribuna. Si è fortunato come Griezmann nella partita precedente, ma questo succede quando fanno gol si infortuna così senza motivo. Vabbè, ragazzi, va a rinvio Stojkovic. Firmino dentro, non c'è nessuno. Intervento al limite del difensore, rubido, ma c'è però la rimessa laterale per il Brasile. Firmino dentro, Neymar, botta sicura, respinta! E 2-0! Indovinate un po' di chi? Di Neymar! 43esimo! Più o meno, ragazzi, la partita sta filando come la scorsa, come Danimarca-Francia, sta filando sullo stesso punto. Vantaggio, pensano gli avversari, 2-0 al 40esimo. Proprio al contrario, perché prima hanno pensato loro, poi si è fatto il gol e poi si è fatto il secondo al 40esimo, ma ragazzi, più o meno, gli avvenimenti sono quelli. Neymar mette il 2-0 al 43esimo. Adesso sono avanti 2-0. Proprio lui, come diceva Maurizio Copa. Sono 3 i minuti di recupero. Punta l'area. Neymar. La mette bene dentro Neymar. Neymar al cross al centro per Willian.
Casemiro, Stojkovic. C'è angolo. Calcio d'angolo dunque per il Brasile. Un gol stile Real Madrid e Juventus. Calcio d'angolo di Neymar in mezzo. Neymar spazza via e l'arbitro dice che può bastare. Tutti a prendere un tech caldo, come diceva Fabio Caressa. 2-0 reti di Roberto Firmino e Neymar. Vorrei una valutazione da Stefano Lama su chi si considera il giocatore più forte del mondo. Io ho dei dubbi a riguardo, però ragazzi, ognuno poi ha le sue opinioni, ovviamente. Adesso facciamo un doppio cambio, entrerà Gabriel Jesus e Douglas Costa. Vediamo se quel che ha fatto con la Juventus in un anno ce lo può fare in 45 minuti con noi, magari. Tutto pronto per la ripresa con il Brasile. Viene avanti la Serbia. Milinkovic Savic dentro, bravissimo. Cerca il sostegno dei compagni. Lajic Mitrovic. Pericoloso. Pericolosa la Serbia. Entra Kostic per gli Lajic. Mi sono distratto 5 minuti, ragazzi. Tra poco è finita. Costa. Non è finita. Costa. Coutinho. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Stojkovic. E la c'è rimessa laterale per noi. Rimessa laterale per il. A metri per crossare. Douglas Costa il cross. E ci danno quasi un calcio d'angolo. Kostic. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic, Alisson. Sei sicuro a spazzare, bravissimo. La classe costa con tutto l'interno da Jesus. Dentro che c'è Coutinho, fermato. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Sostituzione in arrivo. Palla messa in mezzo. Milinkovic Savic. Occasione d'oro. No! Errore di Alisson! Non ci credo, ragazzi! Ho fatto l'uscita col portiere e mi ha messo giù la palla. Errore di Alisson. Erroraccio, ragazzi. Avevamo in mano la partita. Allora, una partita, ragazzi, adesso la lasciamo giusto qui, al contrario del portiere che ha lasciato troppo spazio alla sede, ragazzi. Recupero di fuoco adesso, recupero di fuoco il gol di Zivkovic. Si è fortunato anche Jesus. Ragazzi, qua tutto di non rompersi. Si giocherà ancora per 2 minuti. Guadagna metri verso l'area. Gabriel Jesus. Paulinho. Dentro! E la chiude! Giustissimo! Un altro triste, ragazzi, di Fernandinho, mi sembra. 17, sì, Fernandinho. Pensavo di dare la scosta. Fernandinho la chiude lui, solissimo in area, infiltrante. Potevo fare quel che volevo, potevo anche darla dietro. A Gabriel Jesus. Giustissimo, ragazzi. Giustissimo, 3-1, peccato l'errore di Alisson, veramente, ragazzi. Cioè, rimorso qui dell'errore di Alisson. Fernandinho fa 3-1, risultato che ci può stare benissimo domani sera, ragazzi. Magari non finirà così. Tris, ancora una volta. E termina qui, ragazzi. Domani, ragazzi, c'è la partita più infuocata della fase a gironi. Dopo Portogallo-Spagna, che sarà la seconda, vedete il link sul canale. Comunque, domani Belgio-Inghilterra. Vedete il sondaggio anche su Instagram. Domani Belgio-Inghilterra, vediamo chi vince il sondaggio. Ovviamente, come sapete, la squadra che vince il sondaggio sarà quella che prenderò io. Chi lo sa. Domani, ragazzi, sarà una bella partita. Penso finirà peggio domani. Io vi ringrazio, ragazzi. Tiri 7 a 9. 9 noi 7 loro, porta 7 per noi. Adesso parla 50 e 50. Onestissimo! Lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me, ragazzi, è sempre molto importante. Ve lo chiedo
spassionatamente tutte le volte, ragazzi, per il lavoro che sto facendo. Sono arrivato tutti i giorni a pubblicare un pronostico di una partita, ragazzi. Sfido qualsiasi altro canale su YouTube a fare un lavoro come il mio, ragazzi. Passo le notti alle 3-4 di mattina a fare video, ragazzi. Mi piace. Prima di tutto, però, ragazzi, insomma, metterei anche qualche sostegno da parte vostra. Lasciate like, iscrivetevi, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.